Ciao a tutti, bentornati nel canale e ci vediamo quindi in un nuovo video. Questa volta un video spacchettamento di un pacco che mi è appena arrivato, che vi ho fatto vedere in live anche su Facebook, ma che ovviamente lo sapete, vi rifaccio sempre il video anche per il canale YouTube perché c'è chi si perde la live comunque va molto indietro, la live magari non ha una buona qualità video e soprattutto chi invece mi segue solo su YouTube ha il diritto anche di vedere ciò che acquisto e quali erano comunque i miei video, le mie live, bla bla bla, e quindi insomma vi faccio anche questa volta, anche qui, questo video. Scusatemi se ho questa vociona un po' piena, un po' nasale, no, forse sì, di nasale, perché sono iper influenzata, iper raffreddata e credetemi, ho la voce da maschio in questo momento, secondo me. Comunque, mi è arrivato un nuovo ordine dal sito Le Bimbi, il sito di Elisa, che vi straconsiglio se siete creative, se avete bisogno di materiale, vi straconsiglio se siete dei creativi, se amate l'artigianato, se avete bisogno di perline, minuteria, qualunque altra cosa, io ve lo straconsiglio. E mi è quindi arrivato l'ordine per il Black Friday che avevo fatto, quindi vi dico già ora che è un bel, bel ordine. Non so se vi ricordate, avevo già acquistato in passato la gomma siliconica perché vi avevo fatto vedere che io faccio anche dei cammei per me, comunque faccio delle cose in resina e quindi avevo bisogno di nuovo della gomma siliconica che mi era totalmente finita e quindi ho acquistato di nuovo quella da 250 grammi ed è sempre con componente A e con componente B. Scusatemi per la visuale di oggi, ma per farvi vedere tutto non avevo una visuale migliore, quindi oggi vi faccio vedere tutto un po' così. Quindi ho preso la gomma siliconica. Poi, per quanto riguarda le paste modellabili, ho preso un panetto di Artifact color acqua. Io spero che con la luce, soprattutto di oggi, si riesca a vedere. Comunque, questo è il color acqua che io utilizzo di solito per le mie sirene, che è quel colore che vi dico sempre che io amo tantissimo perché viene proprio quel colore acqua bello, 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 che io amo tantissimo. E quindi, siccome quello mi era finito, l'ho riacquistato e fortunatamente si chiamava acqua. E quindi, io fortunatamente sono riuscita anche a capire quale fosse il panetto che dovevo riacquistare. Poi ho preso un panetto di Fimosoft bianco normale, che mi stava tra l'altro per terminare, un panetto di Fimo Effect perlato, non so se si riesce a vedere, comunque, questo è il perlato. E un panetto di Fimo Effect invece bianco trasparente. Invece poi per l'apardo ho preso soltanto il corallo, che come sapete io utilizzo già tantissimi panetti pardo. Feci un ordine enorme e li sto utilizzando ancora tutti, anche se molti colori non li utilizzo normalmente. Ma il color rosso corallo era proprio un colore che mi era finito, mi era proprio terminato. Ed è un colore che a me piace tantissimo, essenzialmente una tonalità di rosso che amo e tra l'altro l'apardo, comunque con l'apardo, anzi mi sono trovata molto molto bene. Ho deciso quindi di riacquistarlo e ho preso questo qui. Poi ho preso un nuovo pigmento per l'ex, questa volta ho preso il color citrino, che sembra forse da qui un po' come il dorato, ma è proprio un giallino, vi assicuro che è assolutamente un giallo. Vediamo se riesco. Oh, ho fatto un po' di danni. Comunque sì, vedete che è proprio giallo, più che dorato è giallo e anche questo mi serve per delle creazioni, sia in fimo perché sapete ormai utilizzo quasi sempre i pigmenti, infatti guardate mi sono tipo tutta sporcata di pigmento, e sia perché comunque facendo le creazioni in resina spesso ho bisogno di utilizzare i pigmenti nella resina. Ora con le mie mani fatte tutte di pigmento possiamo continuare a farvi vedere ciò che ho acquistato, anche se qui mi sta volando tutto. Poi ho preso un pacchetto di questi cammei qui, che ora vi faccio vedere anche meglio, e sono dei cammei che mi piacciono un sacco e non vedevo l'ora di acquistare perché secondo me sono proprio stra belli. E vedete, hanno questo fiocco sopra, sono sempre del mio amato color bronzo. Questo è il retro e niente, questi mi piacciono tantissimo, voglio anche farci uno stampo per farli in resina poi di vari colori, ma questi mi piacciono, vi giuro, mi piacciono un sacco, infatti ne ho presi tantissimi, se non mi sbaglio sono 5 nel lotto e ne ho presi infatti praticamente 10 perché ho preso due lotti, quindi 5 e 5 e niente, questi li desideravo tantissimo e non vedevo l'ora di utilizzarli. Poi ho preso, se vi ricordate, li ho anche già utilizzati con delle creazioni, con delle fatine precisamente, questi cuoricini in tipo merletto, cioè diciamo la forma perché alla fine sono in metallo, in bronzo, e sono fatti con questa trama tipo merletto e niente, io lo amo, questi qui li ho utilizzati proprio con delle fatine stesse qui e vorrei proprio riutilizzarli con altre bamboline perché mi sono piaciuti tantissimo e vi giuro questi li ho amati tantissimo e quando facevo gli ordini erano sempre sold out e quindi ora che c'erano durante il Black Friday, ne ho presi due pacchetti e quindi sono tre questi e
3 anche qui, e quindi finalmente ne ho almeno 6, diciamo che sto bene per un po' di tempo. Poi ho acquistato due confezioni di questi qui, che sono le basi da attaccare dietro le creazioni in resina o anche dietro le creazioni in fimo, come io faccio normalmente, a volte le attacco proprio dietro le bamboline, e sono essenzialmente queste qui. Vediamo se riesco a farvele vedere un pochino meglio. Eccole qua, sono praticamente questi cosini qui che voi incollate con l'attac da questo lato alla creazione, quindi per così. Ecco qua, e praticamente poi avete questa parte qui che vi esce fuori, ecco, fate finta che ora sia attaccata alla base, vi esce solo fuori questo occhiello che secondo me è molto più carino dell'occhiello che si fa con il gancetto normale, e poi niente, ci mettete la catenina alla vostra creazione. Io questi li sto utilizzando già da quasi un annetto e mi trovo stra bene, sia per le bamboline fimo che per attaccarle proprio dietro la base dei cammei in resina, e quindi ho preso due pacchetti di questi. Poi ho preso un pacchetto della mia solita catenina abbronzata, questi sono sempre 10 metri, ormai lo sapete, acquisto sempre il pacchetto di 10 metri di questa catenina perché mi ci trovo benissimo e tra l'altro il prezzo è davvero molto molto buono. Ovviamente mi ero dimenticata di dirvelo, vi lascio il sito, anzi il link del sito di Le Bimbi qui sotto nell'info box, così se volete fare acquisti lo trovate facilmente. Poi ho acquistato due confezioni di queste chiusure ramate, perché purtroppo non c'erano bronzate, ma vedete che comunque alla fin fine, essendo una parte che nella creazione non si vede, dovrò utilizzare queste, quindi perdonatemi se per qualche creazione vedrete ancora questi, però tanto comunque è una parte che non si vede, però non essendoci quella bronzata ne avevo davvero bisogno e ho dovuto prendere queste, ma comunque vanno benissimo. Poi ho preso questi fondali, non so come altro chiamarli, io li chiamerei fondali, che sono praticamente queste basi rettangolari, ecco ve le faccio vedere meglio, che vedete all'interno sono vuote, sono praticamente dei fondali, ecco. E niente, io non so ancora cosa ci realizzerò precisamente, sicuramente ci farò qualcosa con la resina, cioè creerò qualcosa di nuovo, qualche effetto tipo, non lo so, qualcosa che si debba vedere da dietro. Cercherò di fare qualcosa, ve lo prometto, cercherò assolutamente di realizzare una qualche idea all'interno. In realtà qualche idea ce l'ho già, però comunque vedrò se può andar bene, se riesco a svilupparla. E ho acquistato anche questi qui perché secondo me sono davvero davvero carini. Poi vediamo se riesco a ricordarmi dove ho messo tutto. Ok, ho acquistato un pacchettone di queste scatoline che sono della dimensione normale che io utilizzo di solito, e volevo provarle perché da lei non le avevo mai acquistate, e per ora proverò queste per le mie spedizioni, perché se ogni creazione ci sta davvero bene dentro potrei acquistarle sempre da lì. Quindi ho preso questa confezione qui. Poi ho preso, ovviamente, avete visto che ho preso la gomma siliconica e non potevo non prendere anche la resina. Questa volta ho preso la Resin Pro sotto consiglio di Maria, che come vi ho detto è stata la mia musa, la mia maestra, qualunque cosa. E siccome io mi fido di lei, questa volta voglio provare la Resin Pro. E anche con questo ovviamente farò varie creazioni, però sempre riferite alle bamboline, quindi farò sempre dei cammei, cose del genere. E quindi ho acquistato anche la resina. Poi ho acquistato il fimo liquid che mi era completamente terminato, e finalmente abemus di nuovo il fimo liquid, che questi giorni sto utilizzando tantissimo. E l'ultima cosa che vi faccio vedere, perché siamo arrivati alla fine del video, è questo mega giga stampo in questa specie di plastica molto morbida. Questa è della Stamperia ed ha praticamente tutti questi queste decorazioni molto molto natalizie, magari non tutte, però tipo questa mi ricorda tanto una decorazione natalizia, e c'è per esempio questa qui che vorrei, se non mi viene troppo grande, utilizzare per una collana, mentre queste qui che sono proprio più grandi vorrei utilizzarle per fare le decorazioni per l'albero di Natale, farci magari una fatina un po' natalizia all'interno o una bambolina comunque natalizia, e utilizzare poi questa da appendere all'albero. Quindi vedremo anche se riuscirò a realizzare qualcosa. Poi c'è anche questo qui che mi piace un sacco, ci sono varie poi grandezze che potrei anche utilizzare per fare in futuro magari dei quadrettini con le bamboline dentro, insomma si possono fare parecchie parecchie cose. E niente, quindi spero di riuscire a utilizzarlo anche molto molto velocemente, perché non vedo l'ora di utilizzarlo essenzialmente. Questo è tutto ciò che ho acquistato dal sito di Elisa, è tutto sicuramente bellissimo e
con il Black Friday mi sono data la pazza gioia, perché anche se non sembra, qui ci sono parecchi parecchi soldini, vi giuro, sono parecchio tanti. E io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ringrazio per tutti i complimenti che mi lasciate sempre sotto ogni video, sotto le creazioni. Io vi mando un bacione gigantesco, anche se voi non me l'avete visto mandarvelo, ma l'avete sentito. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!